Marta? Bene, bene. E devo dire oggi sono particolarmente radiosa perché sfilo. Torno sulle passerelle della moda ed è per me un grande piacere. Mi sempre rimasto nel cuore l'idea di sfilare la moda. Adoro, ho iniziato così, quindi quando me lo ripropongono mi piace sempre volentieri. Cosa ti piace del fatto di sfilare? Non sei emozionata quando esci, ti guardano tutti? Emozionatissima! Sì, nonostante comunque ormai fa parte del mio lavoro essere in mezzo al pubblico e tra tanta gente, però ogni volta c'è sempre quell'emozione e quell'imbarazzo che però ti dà quella concentrazione giusta, quindi serve secondo me. Senti, invece a livello proprio professionale, a parte la moda, su cosa sei impegnata? Adesso uscirà una mia fiction su Canale 5 che si intitola So che ritornerai, è un giallo insieme a Giancarlo Giannini, è una bellissima storia, un thriller, quindi dovranno capire chi è l'assassino. Senti, invece a livello di gossip si chiacchiera tantissimo di te, delle tue storie d'amore, adesso sei innamorata? Quando mai non si è chiacchierato? No, sono single. E vai? Ci sono buone notizie per l'umanità. Farai italiana. Felice a tutti gli uomini. Ah sì, se li posso far felice così, per così poco, sì, va bene. Cerco una storia vera, una persona giusta che possa dare magari in futuro una famiglia, quindi la ricerca diventa sempre più complicata. Un annuncio serio il tuo? Beh, sì, ma l'ho sempre detto, cioè che sono pronta comunque ad avere una storia seria per poi magari farci in futuro una famiglia. Poi certo, bisogna prima trovare la persona adatta per fare una famiglia. Senti, ma c'è questo ballerino che ha fatto delle rivelazioni piccanti su di te, però ha rivelato che sei passionale, che... Non parlo di questo argomento, mi dispiace, sono i miei legali che stanno portando avanti il tutto. Penso che le persone da casa possano capire quanto sia brutta e squallida con tutto quello che è successo, però fa parte del mio mondo, del mio lavoro, quindi sono abituata anche ad accettare le cose negative, nonostante queste cose positive, ci sono anche queste persone ogni tanto che, che parlano. Senti, un'ultima domanda, ci riveli un segreto per sedurre un uomo? Oddio, a saperli, se cucinare bene. Non lo so, io l'unico segreto che magari adotto è la mia spontaneità e la mia solarità, cioè nel senso che comunque faccio sorridere un uomo. Ecco, se questo può bastare è già secondo me tantissimo. Ciao, grazie.